Ciao, sono Simone Verni, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, primo firmatario della proposta di legge numero 109 che ho intitolato alla memoria dell'amica collega Yolanda Nanni, Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. Perché è importante questo progetto di legge in Regione Lombardia? Perché anche nella regione, diciamo, più europea d'Italia, più aperta d'Italia, è difficile vivere liberamente e serenamente la propria dimensione. Il fatto di essere omosessuali, il fatto di essere lesbiche o trans, ancora oggi nel terzo millennio, nella emancipata regione Lombardia, è ancora un problema. Si vivono quotidianamente episodi di discriminazione, se non addirittura di violenza. È importante quindi ascoltare le testimonianze che alcuni amici ci hanno voluto dare. Adesso sentiremo la testimonianza di Davide. È assolutamente necessaria perché non ne possiamo più di continuare a essere discriminati, di subire ogni volta gli sguardi della gente che ti giudica, che ti commenta sui social, che ti ritiene diverso solo perché ti piacciono i ragazzi o ti piacciono le ragazze. Perché molte volte poi le persone diventano anche vittime di aggressioni fisiche, di violenza psicologica. Ci sono tanti ragazzi che sono stati buttati fuori di casa dai loro stessi genitori perché per la società non è accettabile essere diverso. Ecco, no, invece dobbiamo capire che il diverso è bello. Se c'è, è perché è naturale, è perché è in natura, non c'è nulla di contro natura come tanti pensano. Ad esempio, sì, nella mia vita ho subito discriminazione fin da quando ero all'asilo. Ovviamente all'asilo erano banali frasi del sei una femmina perché giochi con le bambole. Poi però alle elementari ho iniziato a sentire la parola frocio, ricchione, che tanto al momento non sapevo neanche cosa significasse, l'ho capito poi dopo. E poi tutto così fino alle medie con tutto un crescendo. È anche successo alle medie che un ragazzo, un bullo che abbastanza spesso mi bullizzava, tirasse fuori un coltello, mi minacciasse col coltello. E sono anche fortunato perché poi tutto sommato non ho subito violenza fisica mentre tanti altri sì. Evitavo magari di tenere per mano un ragazzo perché vedevo la gente che mi guardava in maniera strana, avevo paura che poi mi picchiassero. Una vita per tanti anni, fino a quando poi ho deciso che non mi interessava più così tanto a nascondermi, a limitarmi in quello che ero. Tutto questo succede nella centralissima Milano, in cui uno pensa: ah, beh, a Milano si sta bene, nessuno ti discrimina. Sicuramente rispetto a tante altre parti d'Italia è diverso e c'è un ambiente più accogliente. Quello che capita a Milano è che dipende molto dalle zone in cui ti muovi. Se sei a Porta Venezia, in teoria non succede nulla. Già se vai ad esempio a Quarto Giaro, non per parlare male del quartiere, però magari inizia a essere già guardato male, la gente che inizia a commentare, a parlottare tra di loro, oppure passano e senza alcun motivo ti urlano "Ah, frocio, ricchione, brucia all'inferno" e altre cose del genere, anche cose abbastanza irripetibili. Il problema è che molte volte poi si avvicinano in branco, si avvicinano sempre di più e cercano sempre più di stimolare in te una reazione, quindi magari se tu rispondi poi quelli dicono "Ah, mi stai provocando, allora ti picchio" e tante volte è successo così. Ad esempio, so di amici che sono stati picchiati perché si erano baciati tra di loro, perché erano fidanzati. È importante una legge anche in Lombardia, non solo a livello nazionale con il DDL Zan, intanto perché le leggi servono e spingono a un cambiamento culturale. Due, perché ci sono tanti esempi di discriminazione, ad esempio sul lavoro, nel mondo della scuola. È capitato, ad esempio, a Pavia che due ragazzi si vedessero rifiutare una richiesta di affitto di un appartamento perché erano omosessuali ed erano fidanzati. Queste cose non devono più succedere. Non ci deve essere differenza tra un ragazzo eterosessuale e un ragazzo omosessuale.
cosa importa? Non è importante cosa io faccio, cosa mi piace, le persone che mi piacciono, è importante ciò che sono come persona, appunto. E questo è un concetto molto importante che evidentemente in Lombardia non è molto chiaro.